nel suo castello di Prinzendorf, nel Weinviertel, a circa 50 chilometri da Vienna. Hermann Nietzsche visse attorniato da numerosissimi animali, da pavoni, asini, polli, capre, gatti, oche, anatre e diversi cani. Nel frutteto del castello vi è persino un cimitero per gli animali. Ed è lì, con i cani, che Nietzsche avrebbe voluto essere sepolto, come d'altronde scrisse espressamente in un testo pubblicato. Nietzsche ebbe diversi cani. Dal 1984 ebbe un San Bernardo di nome Rus, che nel 1988 purtroppo morì in seguito ad un'operazione. Poi, all'inizio del 2000, Nietzsche prese un setter inglese che egli battezzò altrettanto col nome Rus. Rus, dunque. Ora è risaputo che Rus si chiamò anche il cane prediletto di Richard Wagner. Il Rus di Wagner era un Terranova nero che fu sepolto nel giardino di Haus Wahnfried a Bayreuth, proprio vicino alla tomba dei suoi padroni Richard e Cosima. Questo fatto la dice lunga. Il fatto cioè che Nietzsche abbia chiamato Rus alcuni dei suoi cani. Più che un omaggio a Wagner, si tratta di una confessione, o meglio di un vero e proprio statement. Senza timidezza alcuna, Nietzsche si considera un Gesamtkunstwerkler o Gesamtkunstler, un artista totale. Insomma, un novello Wagner. Richard Wagner è stato per Nietzsche non soltanto un modello e un punto di riferimento costante. Fu proprio Wagner che fece scatenare in lui quelle visioni artistiche che ai più possono apparire come megalomania. In principio fu l'inebriamento, l'intossicazione, l'ebbrezza sonora. Come ogni ascoltatore aperto ben sa, la musica di Wagner può agire come una droga. Nel 1957, all'età di 19 anni, inebriato ed eccitato proprio dalle esperienze d'ascolto dei drammi wagneriani, Nietzsche ebbe la primissima idea di un'opera teatrale a grandezza naturale, grande come la vita, una festa sacra che durasse ininterrottamente 6 giorni e 6 notti. In totale 144 ore, come detto, senza pausa alcuna. Dunque, la visione teatrale di Nietzsche è, perlomeno per quanto riguarda
la durata di esecuzione, persino più ardita di quella di Wagner. A paragone con il Sechstagespiel, l'azione dei 6 giorni di Nietzsche, l'anello del Nibelungo di Wagner, con le sue 16 ore, distribuite in 4 giornate, appare un progetto assai più modesto. Comune è l'intento totalizzante, epico, cosmogonico, raccontare inizio e fine del mondo, della coscienza, nel suo eterno ritorno ciclico. Il Ring di Wagner comincia con il famoso preludio dell'Oro del Reno, che è un'evocazione mitica della nascita del mondo dagli abissi delle acque primordiali, attraverso una visione sonora che supera il concetto stesso di musica che si aveva a quell'epoca. Thomas Mann disse che non si trattava più di musica, bensì di un'idea acustica. Per 136 battute, circa 5 minuti, si ha un unico accordo di Mi bemolle maggiore. Dunque si ha la dinamica nella stasi, è qualcosa di al contempo statico ma in movimento. Questo preludio dell'Oro del Reno è una sorta di drone music ante litteram, un po' alla Lamont Young, se vogliamo. In Wagner comincia a farsi strada quel predominio del suono, del carattere elementale e della fisicità del suono che sarà poi decisivo in tutto il Novecento. Il gesto di questo preludio, con i suoi suoni iniziali estremamente gravi, il fondo senza fondo di tutte le cose, diventerà poi un modello per la musica di Nietzsche. Senza Wagner non dico che non ci sarebbe stata l'opera di Hermann Nietzsche, altrimenti dovrei dire che non vi sarebbe stato il Novecento intero. Ma dico che Nietzsche senza Wagner sarebbe stato semplicemente uno degli azionisti viennesi, come Günter Brus, Otto Mühl, Rudolf Schwarzkogler. Non è che voglia sminuire l'importanza storica e la carica rivoluzionaria del cosiddetto azionismo viennese, però v'è da dire che gli azionisti viennesi mai furono un vero e proprio gruppo coeso, e lo stesso Hermann Nietzsche si riconobbe soltanto parzialmente nell'azionismo viennese. Nietzsche, col suo Orgien Mysterien Theater, con la sua debordante produzione
performativa, pittorica, musicale, filosofico-poetica, è stato qualcosa di più di un azionista viennese. Volendo semplificare in maniera drastica, si potrebbe scrivere questa formula: azionismo viennese più Wagner uguale OMT, teatro delle orge e dei misteri. A prescindere dalle ebbrezze degli ascolti musicali, Nietzsche fu impressionato dalla personalità, dalla biografia e dalle teorie di Wagner. Wagner non fu un mero Tonsetzer, qualcuno che scrive note, che mette suoni gli uni accanto agli altri. In Wagner il sostrato filosofico, il pensiero, è tanto importante quanto i suoni stessi. In Wagner i suoni sono intrisi di pensiero e il pensiero stesso ha un'aura musicale. Per la prima volta nella storia, un compositore non si limita soltanto a scrivere musica, ma scrive anche il testo poetico del dramma, sulla base di ricerche filologiche, studi di mitologia, e poi si occupa della messa in scena, dirige l'orchestra e redige corposi scritti teorici per sistematizzare e legittimare le sue visioni artistiche. Wagner concepì il suo lavoro come un tutto e come un unicum. Egli creò un intero cosmo. Nietzsche, come giovane artista, fu particolarmente affascinato dalla profonda serietà esistenziale con cui Wagner portò avanti la sua missione. Dalla sua lotta contro la frivolezza e la superficialità in arte, da come Wagner fu sempre guidato da qualcosa di essenziale, riconoscendo nell'arte compiti supremi. Per Wagner l'arte fu intesa, così scrive Nietzsche, come attività metafisica, e insegnò agli uomini ad intenderla in questo modo.